È imbarazzante, vergognoso ed irricevibile. Ben ritrovati a tutti, ragazzacci, qua sul canale Big Tree. Oggi stiamo a parlare di quella che è la squadra palesemente più allo sfascio di tutti i playoff. Sigla! Come sempre ragazzacci, prima di iniziare il video vi ricordo di supportarci lasciando un like, iscrivendovi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la stramaledetta campana così a ogni nostro nuovo video vi arriverà subito la notifica. Grandi è eh? la squadra più allo sfascio di tutti i playoffs. Beh, penso sia chiaro a chi mi sto riferendo, è la squadra che ha perso questa notte contro i Dallas Mavericks, privi ancora in questa gara 3 di Luka Doncic, con un Branson assolutamente ingiocabile. Un Branson ingiocabile sta tirando con l'83.9% di true shooting. Una roba che non esiste, non ha senso e non è concepibile dall'uomo che uno stia tenendo in una serie NBA questa true shooting. Una roba folle. Però ci sono delle ragioni. Ci sono delle ragioni e la ragione è che ha di fronte la squadra, come ho detto, più allo sfascio di tutti questi playoff, cioè gli Utah Jets. Utah Jets che partivano chiaramente coi favori del pronostico nel momento in cui si sapeva che Luca Doncic si era infortunato e che avrebbe saltato almeno, almeno tre partite. Quindi un aiuta che in teoria sentiva anche un po' di pressione. Pressione che, però, non giustifica le prestazioni vergognose che stanno avendo. E credo anche che le prestazioni straordinarie di Branson siano dovute anche al fatto che la difesa di Utah, che, come ripeto sempre, soprattutto perimetralmente, poi come Rim Protector hanno il migliore della Lega, ma perimetralmente sono la merda più pura e più cosmica, beh, di sicuro hanno fatto sì che Branson salisse a livello di fiducia nei propri mezzi e riuscisse poi ad entrare in questo stato di transagonistica che non gli fa sbagliare praticamente niente non sbaglia nessuna scelta sia al tiro che di passaggio è diventato Donchic con delle, delle percentuali al tiro irreali e quindi Kid ha semplicemente mutato il sistema offensivo da Donchic centrico a Branson centrico ma... Cioè, incentrare un sistema offensivo ai playoff su un giocatore che, con tutto il rispetto, come Branson, non dovrebbe portare dei grandi frutti. Ma tutti i Dallas Mavericks sono giocatori che farebbero fatica, in teoria, a stare in un contesto playoff. Ovviamente Finney Smith è un ottimo, un ottimo 3D Maxi Kleber, che tra l'altro sta giocando anche lui con cifre da tre incredibili, ma tutte queste cifre. Sono dovute alla difesa di Utah che è veramente vergognosa. Ora io vi leggo un attimo la dichiarazione fatta da Donovan Mitchell nel post partita di gara 3. Inizia tutto nella fase difensiva e poi il resto va a posto. La nostra intensità in difesa è aumentata solo con l'entrata in campo di Eric Pascal, per Gobert. Tra parentesi. Ecco. Il buon Donovan Mitchell, che in questo caso sta chiaramente spostando tutte le colpe verso il suo compagno di squadra francese, ed è per questo anche che è una squadra completamente allo sfascio, che va assolutamente rifondata perché questi si vede palesemente se uno vede le partite, ma forse anche se basta vedere gli highlight. Non hanno più voglia di giocare insieme. Cioè, Mitchell e Gobert già in tutto l'anno si sono passati la palla praticamente tre volte. Ma soprattutto ora si vede tantissimo dal body language che non vogliono stare più insieme e quindi tutto il circondario degli altri giocatori, beh ovviamente riflette l'atteggiamento negativo che hanno le proprie due stelle. Poi su Gobert possiamo discutere se è stella o non è stella, per me non è stella, però il contratto è chiaramente da stella e quindi come dicevo prima affossano tutto il resto della squadra che ovviamente non è brillante cioè il migliore sto ripetendo eh, a mio avviso è Bogdanovic Conley in questa partita ha fatto discretamente bene ma nelle prime due era mancato e Conley è importantissimo per questi Jets perché appunto Mitchell ha degli enormi limiti come portatore di palla principale e ai playoff non può essere il portatore di palla principale in una squadra con delle velleità da contender è un giocatore che anche sbaglia tante scelte al tiro, forza troppi tiri, eh, si incaponisce, abbassa la testa, va in penetrazione senza guardare, smattona da tre come un grande. Infatti, anche stanotte uno su otto e soprattutto nei quarti quarti, nei momenti più decisivi, tende ad amplificare questo suo difetto di decisioni errate. E di conseguenza eh, una squadra il cui go to guy e il cui anche portatore di palla principale anche se secondo me non dovrebbe esserlo sbaglia le scelte più decisive è ovvio che non può far strada ai playoff ma tornando alla dichiarazione di Mitchell oltre al fatto che ha scaricato bellamente tutte le colpe su Gobert Mitchell si è reso protagonista di una prestazione difensiva oltre i limiti dello schifoso oltre i limiti del putrido Oltre i limiti di tutto ciò che non andrebbe mai fatto in un campo NBA. C'è un'azione offensiva dei Mavericks a circa 5 minuti dalla fine del quarto quarto in cui c'è una penetrazione, Mitchell sta difendendo e si apre completamente lasciando un'autostrada verso Canestro. Una roba folle! Una roba folle. Sappiamo bene tutti che Mitchell è un difensore alquanto scarso, soprattutto è scarsissimo e quindi tra i peggiori della Lega in rapporto alle doti atletiche che ha. E che evidentemente non riesce a sfruttare per una mancanza, non so, di cui cestistico difensivo, di voglia di abnegazione dal punto di vista della sua metà campo. Non lo so. Fatto sta che Mitchell difensivamente. È stato vergognosissimo in questa partita e non è che sia meglio in generale, però in questa partita, nello specifico difensivamente, ha fatto ridere i polli e lo scaricare tutte le colpe su Gobert. Mi sembra palesemente un voler fare scarica barile ed è indice di una situazione a livello di spogliatoio che non è più sostenibile. E lo spogliatoio è una delle componenti più importanti, forse la più importante per riuscire a costruire una squadra, una contender vera, una contender seria perché le dinamiche di spogliatoio, di l'amalgama che si genera fra tutti i componenti della squadra qua con, con anche il coaching staff è assolutamente fondamentale anzi è troppo sottovalutata quando si vanno a fare analisi sulla, sul gioco de, dell'NBA perché una squadra comunque come Utah sulla carta con i valori che ha, che non sono eccelsi eh, parliamoci chiaro, non sono eccelsi però, secondo me, se non avessero questi problemi intestini a livello di spogliatoio, non si ritroverebbero sotto 2-1 e praticamente con un piede sulla porta contro questi Dallas Mavericks senza Luca Doncic. Con Doncic c'è un altro discorso e probabilmente, quasi sicuramente anzi, tornerà in gara 4. E allora li saranno veramente cazzi amarissimi per i Jets. Ma, sottolineando tutti questi problemi, Mitchell non può poi venire a dire che la colpa è di Gobert che è un grandissimo rimprotector, ripeto, il migliore della Lega, ma ha dei palesi limiti dovuti alla sua struttura fisica nel difendere perimetralmente, perché gioca in una squadra che di difensori perimetrali non ne ha. L'unico mezzo difensore sarebbe Conley, che ai tempi dei Grizzlies era un gran bel difensore, ma ha perso tantissimo a livello atletico di quel Mike Conley che ci ricordiamo tutti benissimo a Memphis. E quindi se Gobert gioca come centro in una squadra che lo espone così tanto a livello perimetrale, è chiaro, è ovvio, è davanti agli occhi di tutti che i suoi limiti vengono amplificati e le squadre avversarie ci marciano tantissimo ed è anche per questo che Gobert non può stare in campo soprattutto nei finali di partita. Poi l'altro problema enorme di Gobert, e non voglio assolutamente giustificare Gobert, eh, assolutamente, è che offensivamente è vergognoso. Un giocatore pagato fior fior di milioni, ma centinaia di milioni, che in attacco non è mai migliorato in niente. Al di là del lay al di là dell'alzata con schiacciata, non ha un gioco in post. Non ha una parvenza di tiro nel 2022, nemmeno da vicino, non ha assolutamente nessuno tipo di skill set offensivo, e il che è imbarazzante, vergognoso ed irricevibile per un giocatore pagato tutti quei soldi nell'anno di grazia 2022. Quindi, Utah deve assolutamente rifondare perché è una squadra allo sfascio più totale, i giocatori non si sopportano più a vicenda usciranno contro questi Dallas Mavericks, salvo miracoli, ma ora anche con il rientro di Doncic la vedo assolutamente fuori. Quindi devono rifondare, ripartiranno, credo da Donovan Mitchell. Presumo, però a quel punto devono trovare anche un altro giocatore, un'altra point guard da affiancargli che sappia portare palla e che sappia sopperire alle mancanze di Mitchell nel decision making e nel sapere appunto condurre un attacco soprattutto nei momenti chiave del quarto quarto. Il video finisce qua, fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate nei commenti, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.